Un saluto cari amici e care amiche di Spazio Games. Oggi è il 4 di dicembre, un giorno molto importante perché oggi si celebra la ricorrenza di Santa Barbara e infatti questo video è dedicato a Barbara. Quindi Barbara, mi raccomando, salutami il papi, chiamamelo, insomma, sai che cosa fare. Detto questo, passerei al gioco del giorno, che è un gioco corsistico di tutto rispetto. Il suo nome è Forza Horizon 2, titolo in esclusiva per le console Microsoft Xbox One e Xbox 360, che include delle vetture di tutto rispetto. Ci sono auto un po' per tutti i giorni, come la Ferrari 458, poi abbiamo delle auto un po' meno interessanti, direi da affidare al vostro personal shopper, come la Audi R8, e poi purtroppo, grave difetto del gioco, abbiamo anche delle auto sotto i 100k, auto proprio da pezzenti, via Padova / quartiere Quarto Giaro di Milano, che francamente vi sconsiglio. Questo è uno dei difetti del gioco, mentre uno degli aspetti più interessanti è la location dove si svolge tutto quanto, perché il gioco questa volta è ambientato tra la Toscana e la Costa Azzurra, e quindi chiaramente capirete in un istante: Costa Azzurra uguale Portofino uguale piazzetta, in piazzetta si incontra Ennio Doris, parte il meeting finanziario e ci ricavate fuori un bilancio in positivo per i prossimi 2 anni. Quindi certamente un aspetto che va ad aumentare il valore di questo prodotto. Ma se, poveri voi, aggiungo, non siete interessati all'alta finanza, c'è anche la possibilità di scontrarvi con i vostri avversari, politici e non. Avete la possibilità di collegarvi con i vostri amici nella lista degli amici, appunto, di Xbox One o Xbox 360, e potete gareggiare in ogni frangente del gioco, sia in gare di velocità massima che in scontri testa a testa, che anche semplicemente nel raggiungimento della prima posizione in classifica. Insomma, è un gioco altamente competitivo, come piace a noi. Veramente consigliato, vi consiglio naturalmente la versione Xbox One, perché ormai l'Xbox 360 ce l'hanno soltanto i poveracci. Versione Xbox One, mi raccomando, con Kinect, perché costa 100 euro in più e noi non vogliamo spendere di meno. Ora, scusate, il tempo è denaro, devo assolutamente andarmene, quindi vi auguro un buon 4 dicembre, di nuovo tanti auguri di buon onomastico a Barbara, e ora da Vimercate è tutto, farò un saltino Villa Santa / Arcore per un incontro abbastanza importante. Ci vediamo domani con il prossimo video sul calendario dell'avvento.